Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 11. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao! Stagione 11, episodio 120. Ciao, Rover Curiosity su Marte scova la versione marziana della porta di Markawasi. La NASA dice erosione naturale. Il link della bloggata che proviene da Paleocontatto lo trovate praticamente in descrizione. Dunque, io che cosa vi posso dire? Ecco, brevemente vi vado a sintetizzare la bloggata e le fotografie obiettivamente della NASA e del JPL, del Caltech, ecco, dicono tutto. Un'inquadratura più allargata fatta da Rover Curiosity nella stessa area per specificare appunto dov'è. Se si va a confrontare l'artefatto su Marte, che la NASA dice essere praticamente naturale, con tutta una serie di oggetti come la famosa falsa porta di Markawasi, oppure porte e varchi artificiali o false porte poste come, diciamo, esempi di confronto, ecco, si nota che le punti di contatto sono stratosferici, gli stessi con altre strutture artificiali come bunker abbandonati in Svizzera, bunker abbandonati in Nord Italia, bunker della prima guerra mondiale, bunker della seconda guerra mondiale abbandonati in Finlandia, mini aree abbandonate in Italia, oppure nella diciamo caverne artificiali a Desky Kerman nell'Ucraina. Ecco, la NASA dice che quanto ha fotografato Curiosity è naturale. La NASA avrebbe potuto dire che il varco era artificiale? Beh, insomma, io direi probabilmente no. Se si va a confrontare nella bloggata quella che ho fatto io, c'è una serie di tracciati rossi nell'immagine, identificano i profili e le crepe ed i piani con taglio netto. Le fotografie sono ampie, grandi, originali, non sono taroccate. Ecco, si capisce da sé che quello praticamente è un oggetto artificiale. Infatti si riconosce nella foto un'area piatta e levigata per forza agevolare la discesa o lo scivolo di qualche materiale. Si riconosce nella foto un'area scura, probabilmente un varco interno, un canale di sfogo o un camino per una struttura interna. Si riconosce nella foto un varco triangolare che è chiuso da una pietra crepata di forma triangolare. Si riconosce nella foto un'area nell'area, diciamo, inferiore interna piatta, che lascerebbe appunto supporre che la pietra triangolare crepata possa ruotare verso l'esterno, lasciando accedere o uscire, diciamo, un canale ad accedere, quindi uscire ad un canale interno nella roccia scavata, nella roccia viva. Si riconosce nel varco tagli nella roccia ad angolo retto di circa 90 gradi, alla faccia della naturalità. Si riconoscono nel varco tutti i classici elementi di un varco artificiale tagliato nella roccia viva. Ecco, cos'è questo coso? Ecco, si direbbe un banale sfiatatoio scavato nella pietra per rilasciare un qualche gas, un sottoprodotto in eccesso e non gradito, generato nel sottosuolo di Marte da una cultura aliena che ha, o ha avuto, una base sotterranea su Marte. Confrontare con le foto di uno sfiatatoio abbandonato di un vecchio acquedotto. E per questa puntata è tutto. Se siete interessati, cliccate il link alla mia bloggata dove troverete una catasta di foto e di analisi e di confronti. Ciao, alla prossima!